Buonasera, benvenuti a tutti. Chiedo a chi è ancora in piedi di prendere posto e siamo pronti. Eccoci, allora siamo al primo appuntamento pomeridiano della seconda giornata dei dialoghi di Trani in questa 18ª edizione. Buonasera a tutti, benvenuti. Il primo incontro di questo pomeriggio è anche il primo di 4 incontri organizzati quest'anno per la prima volta dai dialoghi di Trani in collaborazione con il Corecom, che sarebbe il Comitato Regionale per la Comunicazione per la Puglia, che si occupa di consulenza e gestione per la regione in materia di comunicazione. Quindi insomma, quale migliore occasione per parlare proprio in questo pomeriggio di responsabilità, che è un po' il fil rouge ovviamente di questa edizione dei dialoghi di Trani. La svolta, dialoghi sulla politica che cambia, il titolo del testo del professor Cassese e anche la traccia che seguiremo insomma questo pomeriggio, e sarà proprio il professor Sabino Cassese ad accompagnarci per un approfondimento sulla comunicazione politica e sul senso di responsabilità dei comunicatori. Il professor Sabino Cassese, che è qui con noi, ci ha appena raggiunto e a cui diamo il benvenuto. Buonasera professore. Me l'hanno già dato, grazie. Il professore mi ha chiesto ovviamente gentilmente di essere breve, ma io non posso essere breve per un curriculum di tutto rispetto che devo comunque leggere, anche perché è notevole, sebbene insomma sia una personalità ovviamente nota. Il professor Cassese è docente alla School of Government della LUISS, giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa. È dottore honoris causa nelle università di Aix-en-Provence, di Cordoba, di Paris II, di Castiglia-La Mancia, di Atene, Macerata, Roma. È stato ministro per la funzione pubblica con Carlo Azeglio Ciampi ed è socio dell'Accademia di Scienze e Lettere dell'Istituto Lombardo e dell'Accademia delle Scienze di Torino, nonché componente del Senato dell'European Law Institute dal 2010. Il professore Cassese è qui anche in qualità di autore di numerosi libri e articoli, nonché, ne cito giusto qualche titolo, diritto amministrativo, una conversazione, territori e poteri, la svolta, che è quello appunto che abbiamo qui con noi stasera, e ha curato poi lezioni sul meridionalismo. Insomma, forte della sua esperienza, il dialogo, questa lezione che il professor Cassese ci illustrerà in questo pomeriggio, ci aiuterà a capire cosa significa parlare oggi di comunicazione politica, se questa si orienta agli interessi di una comunità e se è occasione di confronto aperto e soprattutto se è possibile ancora l'esercizio consapevole del proprio diritto di voto. Insomma, questioni ovviamente importanti, quanto mai attuali, mai come oggi, pertanto io lascio volentieri la parola al professore, lo ringrazio per essere qui stasera e auguro a tutti voi buon ascolto e buona serata. Grazie. Grazie. Dunque, io vi presenterò qualche riflessione articolata in due punti che vorrei riassumere con poche parole fin dall'inizio. Il primo, perché noi abbiamo diritti e dimentichiamo spesso i doveri e molto spesso, ancora più spesso, le responsabilità. E il secondo, perché ci troviamo oggi in una situazione nella quale c'è comunicazione senza dialogo. Ecco, sono due punti che vorrei cercare di sviluppare, un po' tradendo il tema del libro, perché il libro poi fa una panoramica generale della politica che sta cambiando in Italia oggi. E un direttore di un importante giornale nei giorni scorsi mi diceva che raramente è stato così felice un titolo come questo, perché c'è stata una svolta, poi c'è stata un'altra svolta e poi continuano le svolte quasi ogni giorno. E quindi la svolta continua. Ora, comincio con il primo punto che ho indicato, e cioè il punto che vede la connessione tra diritti e doveri. Pensate a un caso che si è presentato in Italia, quello dei cosiddetti no-vax, le persone contrarie alla vaccinazione. Quelle persone certamente non volevano rinunciare ad un loro diritto, che era il diritto alla salute. Però volevano, vogliono, perché ne esistono ancora, non rispettare il dovere di rispettare il diritto degli altri, perché non vaccinandosi
non creano quell'immunità che viene definita dagli specialisti di gregge e quindi creano delle possibilità per altri di non vedere rispettato il proprio diritto alla salute. Questo è un caso emblematico nel quale un nostro diritto coincide con un nostro dovere rispetto ad altri. Ed è su questo punto che vorrei fare qualche riflessione, che nella prima parte articolerò nel modo seguente. Primo, cercherò di spiegarvi qual è il posto delle responsabilità e dei doveri nella Costituzione. Secondo, cercherò di spiegare da dove nasce il binomio diritti e doveri dei cittadini. Terzo, cercherò di spiegare perché in questi 70 anni abbiamo avuto, come ha scritto un noto giornalista nel titolo di un suo libro, troppi diritti e troppi pochi senso del dovere, e poi comunque come si può tradurre in concreto il dovere di partecipazione. Uno dei più grandi giuristi italiani, civilisti italiani, Stefano Lodotà, nel 1964 ha scritto un bel libro sulla responsabilità. E in questo libro sulla responsabilità lui sostiene una tesi che è questa, che con la responsabilità si fanno gravare obblighi specifici e alla loro violazione dalla loro violazione si fa derivare una responsabilità. Quindi c'è un legame tra dovere e responsabilità. La parola responsabilità ricorre 9 volte nella Costituzione, ma non tutte le volte in cui si usa la parola responsabilità nella nostra Costituzione ci si riferisce alla responsabilità in questo senso pieno della parola. Spesso la parola responsabilità viene utilizzata per indicare un compito. Il direttore è responsabile, per esempio, dei giornali. Quindi non tutte le volte che si usa la parola responsabilità si vuole indicare propriamente una responsabilità, ma spesso si vuole indicare semplicemente un compito. E noi adoperiamo la parola responsabilità in una varietà di significati che in altre lingue sono attribuiti a parole diverse. In inglese ci sono 3 parole, accountability, responsibility e liability. Passiamo alla parola doveri. La parola doveri ricorre 7 volte nella Costituzione e ricorre quasi sempre in un binomio con i diritti. Il titolo primo della Costituzione è intitolato Diritti e doveri dei cittadini. L'articolo che riguarda la famiglia addirittura inverte il rapporto, dice che è dovere e diritto dei genitori di educare i figli. L'articolo che riguarda il diritto di voto dice che tutti hanno diritto a votare, ma che il voto è anche un dovere civico. Quindi c'è una coniugazione congiunta di questi due termini. E questi doveri sono declinati verso soggetti diversi, la Repubblica, la società, lo Stato, la famiglia, a secondo dei vari articoli in cui ricorre la parola dovere. Il problema è che l'ordinamento italiano regola la Costituzione, le responsabilità e i doveri, ma non trasforma sempre i doveri in responsabilità, secondo quel criterio che avevo indicato prima in quel lavoro del professor Rodotà. E quindi il trinomio diritti, doveri e responsabilità non è sempre perfetto. Questo è per quanto riguarda il primo aspetto. Quindi noi abbiamo un'attenzione straordinaria della Costituzione per i diritti insieme ai doveri, ma non sempre i diritti si accompagnano ai doveri e non sempre i doveri diventano responsabilità. Questa è un'imperfezione, se vogliamo, della nostra Costituzione. Vediamo adesso il secondo aspetto. Da dove ha origine questo binomio diritti e doveri? Voi sapete che la nostra Costituzione è nata nel movimento della Resistenza, della Liberazione, della fine del fascismo, e furono sentite, come disse Calamandrei, le grandi voci lontane
Beccaria, Pisacane, Mazzini e le loro idealità. Ma nel caso dei diritti e doveri, in realtà questo binomio nasce ancora prima, perché l'espressione diritti e doveri, l'unione tra diritti e doveri, era stata consacrata per la prima volta nella storia del mondo, più lontano nel tempo e nello spazio, in Francia nel 1795, con la Costituzione dell'anno terzo, il Termidoro, quando finisce il terrore, cioè per intenderci quando esce di scena Robespierre, e quando si cominciò a stabilire che non esistono solamente diritti dei cittadini, ma esistono doveri dei cittadini. E si comincia a elencare nelle Costituzioni anche il dovere del buon padre di famiglia. In quel momento le madri non venivano molto considerate, ma i padri di famiglia sì, perché c'era quella tendenza a non riconoscere la cittadinanza femminile nelle Costituzioni. Ora, nella nostra storia repubblicana, noi abbiamo avuto spesso rivendicazioni di diritti senza l'adempimento dei doveri che sono collegati a questi diritti. Facciamo solo un esempio. Il diritto alla salute. Noi tutti assumiamo che dal 1978, quando fu istituito il Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dell'articolo 3 della Costituzione, che dice che la Repubblica fa ogni sforzo per assicurare una reale eguaglianza. La reale eguaglianza non c'è se non si ha un bene fondamentale come quello della salute, che deve essere assicurato a tutti nello stesso modo. Bene, noi diciamo che esiste un diritto alla salute e quindi esiste un nostro diritto ad una prestazione dello Stato. E ci aspettiamo che se ci rechiamo in un ospedale di avere un'assistenza sanitaria aperta a tutti e gratuita in linea di principio. Ma spesso dimentichiamo che dietro a questo diritto alla salute c'è una prestazione dello Stato, che deve naturalmente pagare degli impiegati, deve avere dei locali, deve comprare delle medicine e così via, e che quindi questo deve essere pagato in qualche modo, e per pagarlo bisogna adempiere quello che si chiama obbligazione tributaria. Quindi al diritto alla salute corrisponde un dovere dei cittadini di corrispondere allo Stato una quota del proprio reddito perché il diritto alla salute venga assicurato a tutti dallo Stato. E lo stesso problema si pone per quanto riguarda la partecipazione politica. Come ho detto prima, il diritto di voto è un diritto in base alla Costituzione. La Costituzione dice che è anche un dovere civico. Però vediamo qual è la partecipazione elettorale dei cittadini italiani. Nell'immediato dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, per circa 20 o 30 anni hanno partecipato al voto circa il 93% degli aventi diritto, va bene? Calcolate che oggi su 60 milioni di abitanti noi abbiamo un numero di aventi diritto al voto che gira intorno ai 50 milioni, va bene? Ora, nel tempo naturalmente eravamo un po' di meno, perché subito dopo la Seconda Guerra Mondiale eravamo circa 50 milioni. Il 93% era una cifra molto alta e in questo senso ci dividevamo da tanti altri paesi contemporanei e moderni. Bene, questa partecipazione è scesa ormai stabilmente al 73%, quindi è scesa di 20 punti, e se voi prendete la partecipazione elettorale alle ultime elezioni europee, è scesa di altri 20 punti, intorno al 53-54%. Quindi anche qui c'è un diritto che non viene manifestato perché non viene, come dire, considerato. L'altro aspetto della medaglia è che questo diritto è anche un dovere civico, cioè un dovere di partecipazione.
Ed è in qualche modo un tradimento della storia italiana questo che è accaduto. Perché un tradimento della storia italiana? Perché gli italiani hanno combattuto per avere il suffragio universale, cioè per avere il diritto di tutti di partecipare al voto. Tenete presente che, no, per darvi qualche idea concreta, Francesco De Sanctis, che è stato uno dei grandi studiosi della letteratura italiana, uno dei primi ministri della pubblica istruzione italiana, è stato eletto diverse volte in Parlamento, nel Parlamento naturalmente del Regno d'Italia, è stato eletto con 100-150 voti, quando oggi i parlamentari sono eletti con milioni di voti. E poi dopo gli allargamenti del suffragio le elezioni avvenivano con 500, 1000, massimo 2000 voti, perché il suffragio era ristretto. Subito dopo l'Unità d'Italia, 1861, gli italiani eravamo 21 milioni, ma sapete che erano solamente 500.000 le persone che avevano diritto di voto e che solo la metà andava a votare. Ora, il diritto di voto è stata una conquista lenta, a poco si è allargato il suffragio. Si pensava che all'inizio che il suffragio dovesse allargarsi con l'allargamento dell'istruzione elementare. Quindi si pensava che a mano che le persone avevano, che tutti gli italiani andavano a scuola, potessero avere diritto di voto. E quindi si passò dal suffragio che si chiama censitario, cioè sulla base del censo, dei soldi, perché all'inizio erano solo i ricchi che potevano votare, si passò al suffragio capacitario, cioè in base alle capacità, cioè al titolo di studio. Poi purtroppo l'obbligo scolastico non veniva adempiuto e accadde che l'Italia cominciò a fare delle guerre e che in Parlamento si cominciò a notare una cosa singolare, e cioè che si mandavano dei giovani a morire nelle trincee dell'Abissinia e poi più avanti nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, e queste persone non avevano manco diritto di partecipazione alla vita politica, cioè erano, morivano per la patria, ma non erano cittadini di quella patria, capito? E Giovanni Giolitti, che è stato un grande presidente del Consiglio dei Ministri un secolo fa, nel primo ventennio del 1900, nelle sue memorie scrive appunto questo: noi dobbiamo dare il suffragio a tutti perché c'è qualcuno che ha imparato le lezioni, lui dice, della scuola della vita. E la scuola della vita è anche la guerra. Bene. E non siamo ancora al suffragio, cioè viene chiamato suffragio universale, ma non siamo ancora al suffragio universale, perché il suffragio veramente universale si realizza solo nel 1946 con il suffragio aperto alle donne. Ora, non vi pare che sia un tradimento di questa storia, di una conquista lenta di un diritto da parte dei cittadini italiani, il fatto che vi sia tanta parte della cittadinanza italiana che non esercita il proprio dovere civico di partecipare al voto? E quindi ci troviamo in una situazione nella quale c'è un diritto che non viene esercitato, un dovere che non viene adempiuto, e in più una responsabilità che non scatta. Qualcuno che ha più anni tra di voi ricorderà che parecchi anni fa c'era una mini sanzione, e cioè veniva, chi non votava, il suo nome veniva scritto nei registri di stato civile, veniva scritto non ha votato. Una sanzione praticamente inesistente, insomma. Però veniva registrato questo fatto, no? Si ricordava che non aveva esercitato il diritto di voto. Oggi neppure quello. Ecco, vedete, questo è uno dei grandi problemi dove diritto, dovere e responsabilità non si incontrano, no? E si scontrano con una storia italiana di 150 anni in cui per, diciamo, 100 anni ci sono stati partiti che hanno avuto come obiettivo di consentire ai cittadini di partecipare alla vita politica, e la prima forma di partecipazione alla vita politica è ovviamente
il diritto di voto. E quindi questa assenza di dovere civico costituisce nello stesso tempo un tradimento di una norma costituzionale incompleta, perché non prevede una responsabilità, non fa cadere sulle spalle di quello che non ha adempiuto il dovere una sanzione, per così dire, no? Il problema era stato, ed è nello stesso tempo un tradimento della nostra storia, il tradimento della storia di tutti quelli che ci hanno preceduto, che hanno lottato per ottenere questo, e noi invece ce ne siamo dimenticati, non lo facciamo. Ecco, e questo è un fatto, secondo me, grave, che fa capire una cosa, diciamo, che fa parte della nostra cultura, che è l'assenza del concetto che che i tedeschi chiamano con la parola Beruf. Beruf in tedesco vuol dire compito, ma vuol dire anche funzione, vuol dire anche vocazione. E recentemente uno studioso italiano, Adriano Prosperi, in un bellissimo libro su Lutero che è stato pubblicato 2 anni fa da Mondadori, ha notato una cosa, che questo concetto nasce da Lutero addirittura, cioè dalla Riforma protestante, dove lui dice che ciascuno ha il suo compito specifico assegnato da Dio, e il compito è Beruf, e dice Adriano Prosperi che questo concetto del Beruf è ricavato da un passo di San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, dove San Paolo adopera la parola vocatio, cioè vocazione. Voi capite la connessione con... Pensa che un compito sia anche una missione, una vocazione, ha un rispetto per questo compito, non pensa che sia un lavoro nel senso di travaglio, di dolore, pensa che sia un compito che deve essere in qualche modo assegnato, Lutero diceva, da Dio, noi potremmo dire dalla società, un compito assegnato dalla Costituzione, un compito assegnato dalla storia italiana. Ecco, questo è l'insieme dei problemi che si pongono oggi sotto il profilo della responsabilità nel mondo del diritto. E così concludo la prima parte per passare alla seconda parte. La voglio concludere riassumendo quello che ho cercato di dire, che forse è stato un po', come dire, complesso, ma che si può riassumere molto semplicemente. I diritti sono come il lato di una medaglia, dietro al quale c'è un altro lato che è un dovere. L'uno e l'altro lato sono tenuti insieme da una responsabilità, da qualcosa che ci cade addosso se noi non adempiamo ai doveri e non esercitiamo i diritti. Questo legame, questa triade diritti, doveri e responsabilità non è perfettamente completata nella nostra Costituzione e nella nostra società, però dovrebbe essere sentita dai cittadini, perché i cittadini sono parte di una storia e in questa storia la maggior parte di questi diritti è stato il risultato di lotte, di conquiste, insomma. Pensate al movimento femminista, pensate a tutto il movimento cattolico e socialista, quando tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si battevano per l'allargamento del suffragio, cioè per la concessione del diritto di voto. Oggi parliamo tanto del popolo, ma il popolo esiste in quanto può partecipare politicamente alla vita collettiva. L'Istat ha fatto un'indagine 2 anni fa generale sulla partecipazione politica attiva dei cittadini. Il risultato veramente penoso è che solo l'8% delle persone con più di 14 anni partecipano attivamente alla vita politica. La partecipazione alla vita sociale è 3 volte tanto e la partecipazione politica passiva è del
70% degli italiani con più di 14 anni. Il che vuol dire che c'è un enorme interesse passivo di persone che seguono la politica, ma un bassissimo interesse attivo di partecipazione alla vita politica. Queste sono le contraddizioni che riguardano questo aspetto del trinomio diritti, doveri e responsabilità. Ora passo all'altro capitolo, che è quello della responsabilità in quanto parte della formazione dell'opinione pubblica. Ora, comincio con una citazione di Benedetto Croce. Voi saprete chi è stato Benedetto Croce, un grande filosofo che è vissuto tra la fine dell'Ottocento e tutta la prima parte del Novecento. Quando in un paese dura la libertà, i parlamenti debbono tenere conto della pubblica opinione, la quale a un dipresso coincide con la libera stampa. Uno sociologo recentemente ha detto che in realtà gli stati sono diventati dei triedi del potere, mentre prima erano dei piramidi di potenza, perché negli stati si intrecciano un potere politico, un potere economico, un potere mediatico, e questo potere mediatico costituisce ha un'importanza sempre più forte. Ora, che cos'è l'opinione pubblica? Al di là di quella definizione che ha dato implicitamente Croce in quella frase che vi ho citato, l'opinione pubblica è stata definita da un grande sociologo e giornalista americano nel 1922, in un libro intitolato The Public Opinion, come un insieme di pregiudizi, preconcetti, che distorcono e inquinano i mezzi di comunicazione, che all'epoca in cui scriveva erano i giornali e la radio, non c'era ancora la televisione, erano a loro volta influenzati da forze economiche, politiche e religiose che svolgono un ruolo preponderante nella formazione e nella manipolazione della collettività. Questa è un'opinione molto scettica sull'opinione pubblica, quindi un'opinione di cui non fidarsi sostanzialmente, perché corre il rischio di essere tirata da una parte o dall'altra da interessi di tipo diverso. E poi c'è stato un grande filosofo vivente tedesco che ha detto: no, l'opinione pubblica in realtà è uno scambio di argomentazioni razionali tra organizzazioni rivali che consente di raggiungere la verità. E nel dialogo tra maggioranza ed opposizione consente ai cittadini di rendersi conto di chi abbia ragione e chi abbia torto. Quindi l'opinione pubblica è come una specie di teatro nel quale si svolge un'azione tra due concorrenti con un spettatore che trae le conclusioni dall'ascolto della contrapposizione tra le opinioni di chi sta sul palcoscenico, un po' come il giudice davanti alle parti, no, che si contrappongono nel corso del processo. La situazione critica in cui si trova oggi l'opinione pubblica e i problemi della responsabilità della comunicazione derivano oggi da un particolare assetto dell'opinione pubblica che discende da un dualismo che si è venuto a creare. Da un lato abbiamo un'opinione pubblica che si forma nei modi tradizionali, e dall'altro abbiamo un'opinione pubblica che si forma invece in modi interamente nuovi. Quelli tradizionali sono i modi classici, quindi giornali, radio, televisione, ma anche sezioni di partito, anche comizi elettorali e così via, mentre il secondo si vale di uno strumento informatico, della digitalizzazione. Al momento in cui viene introdotto nel mondo moderno, quindi sostanzialmente 10 o 15 anni fa,
quello che noi chiamiamo internet, che è lo strumento di quello che chiamiamo il web della rete. Tenete presente che noi siamo circa 7 miliardi e mezzo su questo pianeta e che più di 3 miliardi e mezzo sono connessi ad internet, quindi è un fenomeno mondiale la connessione alla rete. Da quel momento è diventato importante utilizzare la rete, che rappresenta un modo diverso completamente rispetto ai modi tradizionali. Quali erano i modi tradizionali di comunicazione? In antichità che esisteva? La lettera. E gli inglesi la chiamano modo di comunicazione one to one, da uno a uno. Io scrivo una lettera ad un mio amico. Poi c'è stato un altro modo di comunicazione che viene chiamato con l'espressione one to many, da uno a molti. E questo è naturalmente il giornale, la radio e la televisione. Che cosa introduce il web e internet? Introduce una novità assoluta, è che accanto alla comunicazione one to one, uno a uno, a una comunicazione one to many, viene un terzo tipo di comunicazione che si chiama many to many, da tutti a tutti. Io posso comunicare con tutti attraverso la rete. E quindi in qualche modo la rete mi dà la stessa possibilità, il palcoscenico che ha il comiziante in una piazza o la trasmissione televisiva che ha il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei Ministri in una trasmissione televisiva, è la stessa cosa che posso raggiungere io comunicando e ricevendo comunicazioni, perché questo è, non è one way only, non è a un senso unico, ma è in tutti e due i sensi, che consente un fatto completamente nuovo che ha dato luogo, come voi sapete, a fenomeni come Trump, o se vogliamo venire all'Italia come Grillo e Salvini. Ecco. Ora vi cito una frase di Casaleggio Padre: a me non interessa la politica, interessa l'opinione pubblica. Riflettete un momento su questa frase: a me non interessa la politica, interessa l'opinione pubblica. La politica, che cosa è implicito da questo? La politica lancia delle idee, propone dei programmi, fa quella che viene chiamata nella scienza politica, fa un'offerta politica che deve poi trovare una domanda nell'elettorato, e l'incontro tra la domanda e l'offerta crea il consenso intorno a un orientamento. Ma se invece la politica non interessa, ma interessa l'opinione pubblica, che cosa succede? Succede che all'epoca del digitale c'è in sostanza un fenomeno per cui si finisce per ascoltare continuamente i sentimenti popolari, e quindi c'è un continuo sondaggio, controllo e analisi continua di post e tweet, ascolto continuo delle opinioni della gente, monitoraggio della rete in grado di leggere commenti e conversazioni, e poi possibilità di creare quelle che oramai vengono chiamate delle bolle, cioè dei gruppi di ascoltatori che, rinforzati dalla partecipazione di altri, si vedono, come dire, rafforzare le loro opinioni con una tecnica di ampliamento della base raggiunta attraverso queste formule. La struttura che dipendeva da Salvini e diretta da Luca Morisi veniva chiamata la bestia, no, per dire la complessità che aveva raggiunto, che consente un continuo allargamento del proprio seguito, perché si riesce a dire quello che le persone vogliono sentirsi dire. E questo è un punto importante, perché è un punto che si presta anche a un'osservazione positiva, e cioè
E non è proprio questa la democrazia, cioè riflettere l'opinione delle persone e quindi in qualche modo far sì che la politica vada al traino della gente e non invece la gente al traino della politica. Questo è un problema che oggi si pone in maniera molto importante, perché in questo continuo sondaggio ci sono alcuni problemi che non possono essere risolti, in quanto i leader, cioè quelli che fanno continuamente questo sondaggio, sono come delle persone che sono su un tapis roulant. Avete mai provato ad andare su un tapis roulant? Sono quelle cose su cui ci si mette per tenerci, per assicurare la propria snellezza. Non ci si può fermare. Se ci si ferma si cade. Quindi bisogna continuare ad andare e bisogna continuare a muoversi per non cascare. E quindi i leader debbono esprimersi tutti i giorni ed ogni giorno misurare il proprio consenso. E quindi c'è un primo problema, e cioè che in questo modo, più che governare, si appare. L'attività del leader consiste nell'apparire più che nel governare. Secondo interrogativo che si pone è che tutto questo costringe a un continuo racconto di fatti e della realtà, non per quello che sono, ma per quello che la gente vuole che sia. Il terzo problema è che costringe a un'ottica di brevissimo periodo, perché bisogna continuamente annunciare, quando si sta sul tapis roulant bisogna sempre camminare, e quindi seguire anche i cambi di umore dell'opinione pubblica. Tanto per darvi un'idea, il più grande problema del nostro paese, che è chiaramente il più grande problema del nostro paese, anche se tutti lo dimenticano, che è quello del livello di istruzione. Siamo 60 milioni, 30 milioni sono o analfabeti di ritorno o analfabeti funzionali. Questo è il più grande problema del nostro paese. Questo problema è un problema così grande che sfugge a chi sta sul tapis roulant. Chi sta sul tapis roulant deve continuare a muovere le gambe, deve rispondere alle domande di tutti i giorni. Questa non è la domanda di un giorno, questa è la domanda di un secolo. Noi siamo indietro a tutti i paesi europei per livello di istruzione, siamo indietro a tutti i paesi europei per numero di laureati, siamo indietro a tutti i paesi europei, eccetto l'Ungheria, per conoscenza della seconda lingua, di una seconda lingua. Queste sono statistiche, capito? Ora, questo è un problema non da tapis roulant, questo è un problema di lunghissimo periodo che può essere risolto solamente con un impegno di 10 anni, di 20 anni. È chiaro che un problema di questo tipo sfugge completamente a chi opera nella formazione, nella comunicazione, nella formazione dell'opinione pubblica con l'ottica del devo mettere il passo subito dopo perché se no casco, va bene. Quella è una questione di risposte immediate, non di problemi di lungo periodo. Ecco, io vorrei quindi concludere dicendo, noi siamo oggi in una situazione critica con una particolare responsabilità di coloro che hanno la titolarità dei giornali, della televisione, dei mezzi di comunicazione che utilizzano il digitale, che utilizzano il web e così via, che deriva da due cose. Primo, che queste due tecniche di formazione dell'opinione pubblica, quella tradizionale, quella in base alla quale c'è un'elite che formula dei programmi, che li sottopone a delle collettività, a dei partiti, che li discute all'interno delle sezioni, che li corregge, poi li riporta al centro, poi li riporta in periferia e poi li realizza nella misura in cui ha dei voti.
E invece quest'altro sistema di formazione che all'epoca del digitale realizza un tapis roulant continuo, diciamo. Questo è il primo problema. I due sistemi non dialogano tra di loro. Vi siete resi conto di una... Ecco, immagino che tutti avete sentito il dibattito in Parlamento quando c'è stata la relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle sue dimissioni. C'era una cosa che era caratteristica. In quel giorno le persone principali o contro principalmente contrapposte non dialogavano, dichiaravano, affermavano, non volevano convincere, non si sentivano nel Parlamento dove si parla e si cerca di portare qualcuno ad argomentare, non argomentavano, semplicemente dichiaravano, affermavano. Perché? Perché non stavano parlando per il Parlamento, stavano parlando per la televisione e per il Paese. E per la televisione e per il Paese loro dovevano solamente parlare con degli slogan. Nel linguaggio informatico si chiamano meme delle comunicazioni brevi di pochissime lettere. Va bene? Quello era quello che stavano facendo. Ecco, questo dà l'idea del fatto che non c'è un dialogo. E infatti c'è un'altra caratteristica, che nella dialettica politica oggi non c'è nessuno che si preoccupa di smentire l'avversario. Una volta nella dialettica politica ci si preoccupava di smentire dicendo no, questo non è vero, guarda che questi dati sono, tutti i dati sono contrari a quello che stai affermando, guarda che invece le cose vanno in un altro modo. No, ognuno cammina per la sua strada. Questo è un problema grosso, perché noi come cittadini ci troviamo al centro di una classe dirigente che è divisa in due parti, una delle quali ragiona e dialoga in un modo e un'altra ragiona e dialoga o non dialoga in un altro modo. E l'altro problema deriva dalla insufficienza della cultura digitale nostra, perché il problema è accentuato dal fatto che la cultura digitale italiana è poco sviluppata e quindi noi non abbiamo quella preparazione sofisticata che ci permetterebbe di capire dove si trovano le affermazioni corrette, giuste, quelle che dovremmo, come dire, condividere. E per cui vedete tutta questa discussione. Avete mai sentito una discussione così violenta sulle cosiddette fake news? No, poi si adopera l'espressione. Insomma, per le false notizie. Ecco, se voi ritornate a 30 anni fa, c'è mai stata una discussione così accesa che coinvolge tante persone sulle false notizie? Ma perché le false notizie sono rilevanti oggi? Perché è vero che la discussione punta il dito su una cosa importante. Sono rilevanti perché noi non siamo in grado di selezionarle. Sono rilevanti perché la nostra formazione digitale, ma in generale tutta la nostra istruzione, non è sufficiente per un livello più sofisticato di conoscenza come quella che ci offre il web. È chiaro che oggi sul web si trova di tutto, insomma, no? Voi potete sapere qualunque cosa, dalla composizione di un farmaco fino a quello che ha fatto un'ora fa il Presidente degli Stati Uniti, insomma, no? E, dico, si trova tutto sul web e molte di queste notizie ci arrivano, non abbiamo bisogno noi di andarle a cercare, ma ci arrivano, va bene? Solamente se apriamo lo schermo o se tiriamo fuori il telefonino, ci arrivano queste notizie. Quindi c'è un problema che riguarda la divisione dei modi di formazione dell'opinione pubblica, ma c'è un problema che riguarda anche la società nel suo complesso, noi, perché non solo non partecipiamo a sufficienza alla vita politica e quindi allo Stato di cui facciamo parte e alla società di cui facciamo parte, ma anche perché non abbiamo
quelle conoscenze tecniche che ci consentirebbero di essere veramente cittadini maturi. Mi dispiace di aver fatto in tre quarti d'ora una cavalcata così ampia su una tematica così complessa e naturalmente sono a vostra disposizione per qualunque domanda voi vogliate farmi. Allora, eccoci di nuovo qui, ringraziamo ancora una volta il professor Sabino Cassese e noi vi ricordiamo non solo di, insomma, di vedervi, speriamo di vedervi tutti gli altri appuntamenti dei dialoghi, ma soprattutto che il testo, la svolta e altri testi sono disponibili presso, per l'acquisto per chi volesse, presso il nostro punto vendita qui o giù in biglietteria. Grazie ancora a tutti. Ma se ci sono delle domande le vogliamo sì, se far ci sono sentire delle oppure volentieri. No, perché lei sembrava aver chiuso tutto e okay. Io avevo detto che... Dove? Arrivo. Grazie. Il mio nome è Benito Luigi De Cesare, ex primario ospedaliero di cardiologia. Ho compiuto oltre 90 anni. E devo dire che la mia prima ricerca sul concetto di responsabilità è avvenuto circa 75 anni fa. Luogo Bologna, eravamo nell'ultimo periodo della Seconda Guerra Mondiale. Non avevamo diritti perché, secondo i tedeschi, dove c'è l'occupazione, nessun diritto è possibile. Non avevamo soltanto doveri di obbedire. Per quanto riguarda i repubblichini, essi sentivano la società civile, specie quella borghese, agnostica e gelosa soltanto del proprio interesse. I partigiani lamentavano che la gente comune si fosse rinchiusa in se stessa e si sentivano, non dico abbandonati, ma non abbastanza confortati nella loro lotta di liberazione. E io in quel periodo avevo 15 anni. Venivamo da un periodo di educazione prettamente fascista, cioè c'era il duce, che era il responsabile numero uno, ma non c'era numero due o numero tre. Cioè la massa doveva confidare e fidarsi del duce. E tormentoso fu la ricerca della responsabilità perché sentivamo che nella ricerca della libertà e della democrazia il senso di responsabilità e per quanto riguarda i diritti e i doveri, era un tema predominante. E la ricerca, ripeto, fu tormentosa e acuta. E poi finì la guerra, e poi l'Italia del dopoguerra, i grandi uomini politici di allora, De Gasperi, Palmiro Togliatti, Parri, altri del Partito d'Azione, i liberali, in un fecondo dibattito con l'opinione pubblica che seguiva gli insegnamenti e cercava di imparare dalla politica di allora qual è il senso di responsabilità. Responsabilità che vuol dire soprattutto risposta verso se stessi e poi anche nei riguardi degli altri. Ebbene, nella mia ricerca ho cercato sempre di coniugare la libertà con il senso di responsabilità. Quando entravo in ospedale il mattino e salutavo il portantino, come si chiamava allora, che lavava a terra i pavimenti, sentivo il dovere di salutare per primo
perché in lui riconoscevo la responsabilità di fare un umile lavoro, ma essenziale anche nella vita generale dell'ospedale. Sono sempre rimasto un acuto osservatore nella politica e devo dire che oggi il senso di grandezza non esiste più. Sono uomini politici di una media, alle volte mediocre, che seguono interessi personali e poco si sentono responsabili del bene comune. Comunque, sono sempre stato ottimista e ritengo che sia anche la mia età. Ho scritto una a comportare questi doveri di responsabilità. Ho scritto una lettera, come si faceva una volta, a mio nipote che compiva 13 anni, e in questa lettera parlavo di libertà, di diritti, di doveri e di responsabilità. E io vorrei che ciascuno di noi qui presente stasera contribuisse in questa ricerca mediante una manovra molto semplice che ho sempre eseguito in tanti anni, cioè nel momento in cui termino la giornata e mi trovo nel mio letto, faccio quello che una volta si chiamava l'esame di coscienza. Ho fatto tutto per bene, ho rispettato gli altri. Un mio amico diceva: non lo faccio mai perché se no dovrei giudicarmi male. Io auguro a tutti quanti, a noi, a lei anche, caro Cassese, che la sera quando riposa nel suo letto possa dire: ho fatto oggi le cose per bene, sono un uomo giusto e responsabile. Grazie. La ringrazio molto di questo intervento, in modo particolare perché ha messo in luce un aspetto molto importante, cioè che io non avevo messo in luce, è quella scissione durante il periodo della dittatura, quella scissione tra diritti e doveri nell'altro senso. C'erano i doveri senza i diritti. Noi abbiamo, come dire, coniugato un po' tanto, declinato un po' di più i diritti rispetto ai doveri nel periodo successivo. Per consolarla le dirò che avevo qui una citazione molto bella di Benedetto Croce in una lettera scritta il 6 ottobre del 1913, in cui diceva che il suo compito era di svolgere in sé il senso dei doveri verso la vita. Penso che le piacerebbe questa citazione. Sentiamo se c'è qualche altro commento, osservazione, domanda. Sì, prego. Prima di tutto, grazie mille, signor Cassesi, per avermi dato la possibilità di parlare. Ho principalmente due domande. Partiamo dalla più semplice. Lei prima aveva parlato dei due sistemi per informazione, quello tradizionale e quello stile Tapirulan. Lei ha parlato di quale è il problema del secondo metodo. La mia domanda è: lei ha enunciato il problema, però come risolvere esattamente questo problema? La mia seconda domanda riguarda più che altro la vita politica, perché da quanto ho potuto notare anche dalla mia esperienza anche come cittadino non partecipante attivamente alla politica, essendo maggiorenne soltanto da qualche periodo, ho sempre notato che nessun governo, da quanto ho potuto vedere, abbia tenuto proprio ai cittadini, cioè ho sempre visto una propaganda per tutto il periodo invece di vedere un governo che si occupasse attivamente dei cittadini. La mia domanda è anche: come il governo dovrebbe aiutare i cittadini in questo momento?
Provo a rispondere a queste due domande, salvo che non ci sia subito delle altre. C'è una mano che si alza, forse possiamo sentire lui, così rispondo insieme. Prova. Ok, non funzionava. Prima di tutto grazie per questa bella serata che ci avete regalato, come lei professore e voi come organizzazione tutta. Sono due domande che volevo fare. Cioè la prima è questo legame che lei diceva tra diritti, doveri e responsabilità. Quindi diciamo l'avere un compito che anche andrebbe sanzionato qualora in qualche modo qualcuno non si assume il diritto dovere di far qualcosa. Però lei ha portato ad esempio proprio il caso dei partecipanti al voto politico e mi domandavo se per caso comunque la capacità, cosa ne pensavo lei, cioè la capacità di assumersi delle responsabilità, ad esempio come nel caso di andare a votare, non dipende anche però dai diritti e dalle capacità che noi come società gli abbiamo concesso per assumersi una responsabilità? Cioè tradotto, se lei come diceva la metà della popolazione è analfabeta funzionale di ritorno eccetera, e in qualche modo chiedere poi la responsabilità di assumersi una responsabilità rispetto al voto in una società che non è stata capace di promuovere una cultura, una consapevolezza nella città, cioè è anche difficile poi da chiedere, perché in qualche modo mette in discussione la nostra capacità di creare una società consapevole e capace di esercitare i doveri. E rispetto a questo, forse anche ricollegandomi a quello che diceva lui prima, forse anche la discesa diciamo del tasso di partecipazione in qualche modo io penso sia anche dovuto alla sfiducia in un sistema che soprattutto a partire dalla crisi economica in poi sembra proprio non voler promuovere questi diritti e questa capacità, cioè un po' la sfiducia che abbiamo verso la politica, come diceva lui, che non ci aiuta sostanzialmente, è quasi una cosa. E questa è la prima questione che riguarda la prima parte del discorso. Poi la seconda questione che riguarda la seconda parte invece riguarda la questione diciamo dei media digitali, su cui io penso che oggi sia finalmente arrivato diciamo il momento in cui non usiamo solamente la parola media digitali, perché parliamo di un universo molto complesso e che andrebbe conosciuto meglio. Cioè, noi per i media tradizionali siamo capaci di dire radio, TV, stampa, anche nei media digitali ci sono delle differenze che vanno colte ed è importante da cogliere, perché poi diventa il digitale, non si può fare niente, o è tutto magico o è tutto schifoso. Se non si ha la capacità di entrare nelle differenze, di guardarle, io penso, e questo penso che sarà un tema centrale nel prossimo futuro, è la mia domanda, cioè non sarebbe importante iniziare a pensare una seria regolamentazione anche di questi social, ad esempio Facebook o di Google, che di fatto loro sono profit, diciamo, fanno parte di un attore del mercato, però di fatto il loro potere è così forte perché sono dei posti che esistono solo perché ci vanno tutti. Cioè loro sono monopolisti, cioè Facebook funziona perché ci stiamo tutti. Quindi sono di fatto uno spazio pubblico, però gestito da dei privati che scelgono loro gli algoritmi, scelgono loro come funzionano le pubblicità. Cioè faccio due semplici casi e chiudo. Tipo qualche mese fa uscì il caso di Salvini e della Lega, che è pubblicato dall'Espresso e da altri, per cui erano state spese alcune decine di migliaia di euro per fare delle pubblicità targetizzate su Facebook a persone dai 14 ai 18 anni, in cui veniva bombardato il video di un migrante ubriaco in una metro che a un certo punto picchiava qualcuno. Notizia uscita sull'Espresso, nessuno si è occupato, una cosa. Quindi diciamo anche la pervasività, perché quelli sono new media, cioè che la gente c'ha in tasca, che da solo un bambino di 14, un ragazzino di 14-15 anni se lo vede da solo, senza mediazione di altro. Oggi è possibile fare anche questo, basta pagare Facebook. Oppure un altro caso, che ad esempio è stato oscurato la pagina di Casa Pound negli ultimi giorni, anche diciamo, con molta felicitazione di molte persone, però si pone la questione, quali sono i criteri
per cui un attore privato del mercato può esercitare la chiusura di una pagina politica? Cioè, possiamo permettere noi che sia un attore privato, tra l'altro neanche italiano, a decidere chi può parlare e chi non può parlare? Grazie. Cercherò di rispondere rapidamente perché penso che dobbiamo terminare tra breve, alle quattro domande. La prima domanda è: come si può risolvere questa divaricazione tra due sistemi? Questa divaricazione si può risolvere soltanto a due condizioni: l'aumento della cultura digitale degli utenti da un lato e dall'altro la possibilità dei due mondi che non dialogano tra di loro di apprendere la stessa lingua, e che vuol dire conoscere anche loro e padroneggiare anche loro gli strumenti digitali in modo tale che, come dire, vi sia una competizione ad armi eguali. La seconda domanda riguarda un problema molto importante che stiamo attraversando in Italia. È stato riassunto con un bel titolo da tre sociologi italiani in un articolo di 2 o 3 anni fa. Il titolo suonava così: la politica oscura le politiche. Secondo me questa espressione riassume molto bene la situazione attuale. Voi sapete tutto quello che sta accadendo in questi giorni e in questi mesi. Avete avuto la sensazione, ascoltando uomini politici, che essi si differenziassero da altri per obiettivi, programmi, piattaforme, idealità che offrivano all'elettorato, proponevano all'elettorato? Io ho avuto sempre la sensazione che tutto il dialogo si svolgesse sempre nei termini: io sto qui, tu stai lì, noi stiamo qua, loro stanno lì, e non nel senso di: io voglio più investimenti nella scuola, io voglio che ci sia uno sviluppo nel mezzogiorno, oppure ritengo che occorra migliorare la sanità nelle regioni meridionali e così via. Queste sono le politiche, che sono quella, la parte nobile. Il resto è la politica, e cioè semplicemente l'insieme di strategie e tattiche che riguardano la posizione reciproca di una forza politica rispetto a un'altra forza politica, indipendentemente dai contenuti. Ma poiché quello che a noi interessa sono i contenuti evaporano, e noi assistiamo ad un svolgersi di eventi in cui i contenuti passano sempre sullo sfondo e rimangono in primo piano semplicemente strategie e tattiche. La terza domanda, cioè la prima che lei rivolgeva, è quella del necessario parallelismo tra partecipazione politica e partecipazione al voto e livello di istruzione, ma è proprio per questo che io ritengo che oggi il problema capitale del nostro Paese sia quello generale del livello di istruzione. Perché se non si migliora il livello di istruzione complessivo di tutto il Paese, noi non riusciremo mai a raggiungere il livello di sviluppo economico e sociale di altri paesi. E quindi quella è una precondizione di tutto, che, badate bene, non riguarda la scuola così come la concepiamo solitamente, perché riguarda l'istruzione, che è qualcosa di più. Vuol dire dare alla popolazione degli strumenti che oggi non ha, perché la conoscenza è uno strumento, l'ha riconosciuto persino Grillo, che sono necessarie delle competenze. Recentemente, come voi sapete, facendo marcia indietro rispetto a precedenti posizioni, va bene. Ecco, allora, se le competenze, che vogliono dire delle conoscenze, sono un modo con il quale noi ci arricchiamo, questo è l'unica strada attraverso la quale noi riusciamo a dare maggiore consapevolezza alla partecipazione politica e quindi a ridurre il livello rudimentale dello svolgimento della politica come quello a cui noi assistiamo
L'ultima domanda riguarda la regolamentazione della materia digitale. Beh, la sua diagnosi è perfetta, le dirò al rafforzamento di quello che lei dice, che in una intervista data a margine dell'audizione svolta al Senato da Zuckerberg, cioè il gestore di quella media che lei ha citato, lui ha affermato: ma la mia azienda è molto più simile a un governo che a un'impresa. Va bene? Cioè lui si sente il capo di un governo. Certamente quello che lei ha detto è auspicabile, ma incontra una difficoltà, che è una difficoltà fondamentale, che è che questa disciplina non può essere che mondiale, perché lei non può limitarsi a regolare questa materia in un paese. Lei la deve regolare a livello mondiale. E a livello mondiale, come voi sapete, esiste un regolatore del web che si chiama Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, che ha sede in California, ma volutamente la sua attività è stata limitata solo alla parte tecnologica e alla assegnazione dei nomi a dominio di primo e secondo livello. Il resto è stato lasciato libero proprio perché si consentiva in questo modo a delle grandi multinazionali, o meglio delle grandi aziende americane che sono diventate delle multinazionali e che sfruttano tra l'altro i regimi fiscali di favore in molti paesi. Le proposte di regolamentazione ce ne sono molte, alcune sono state maturate nell'ambito dell'ONU a New York, all'ambito delle Nazioni Unite, però incontrano delle difficoltà perché debbono essere accettate da tutti e naturalmente la Cina ha i suoi orientamenti in questa materia, altri paesi hanno altri orientamenti anche perché sfruttano dal punto di vista fiscale, pensate al Lussemburgo e all'Irlanda che stanno guadagnando un sacco di soldi perché hanno dato dei regimi fiscali di favore e quindi consentono a loro di denunciare una piccola parte dei loro profitti in questi paesi e quindi ci si scontra contro questa difficoltà che richiederebbe naturalmente una maggiore globalizzazione e quindi un rafforzamento dei poteri pubblici sovranazionali che oggi alcuni di quelli che vengono chiamati sovranisti non vogliono. E con questo credo che dobbiamo terminare. Allora, grazie a tutti voi, grazie ancora al professor Sabino Cassese e ci diamo appuntamento ai prossimi incontri dei dialoghi. Buona serata.